Ciao, 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 ciao. Inizieremo una storia di Natale che inizierà su questa storia, cioè di una famiglia, in cui questa sarà la prima parte. E il pomeriggio farò la seconda e domani mattina non ci sarò perché sono a scuola, quindi la farò, cioè io farò questa storia solo il sabato e la domenica. Mi è venuta adesso questa idea, quindi vabbè. E adesso incominciamo. In questa storia si parla di cinque bambini che da loro sta per arrivare il Natale. Preparano l'albero, il presepe e sono molto felici. Ma ad un tratto, la notte del 24 dicembre, ci sarà un'immensa emozione. Lo potete scoprire solo qui. Tesoro? Sì, dimmi. Forse siamo pronti a fare l'albero di Natale. Dobbiamo chiamare i bambini. Oh, certo. Bambini. Sì, arriviamo! Saranno molto felici. Siamo felici di annunciarvi che oggi prepareremo l'albero di Natale e il presepe. Sì, che bello! Sì! Ciao a tutti, mi chiamo Gloria. Vi vorrei raccontare un po' della mia storia di Natale, che già la prima l'abbiamo fatta. Sono proprio felice che sta per arrivare il Natale. Ma non per i doni che arrivi Babbo Natale, ma perché il Natale ci fa imparare sempre qualcosa. Serve per stare in famiglia. Non per cibo e altre cose. E adesso vi dirò la lettera che ho scritto a Babbo Natale. Le mie tre sorelle e il mio fratellino non sanno ancora scrivere, però i miei genitori sì. E ho voluto scrivere la lettera a Babbo Natale di quello che io ho chiesto ai miei fratelli, alle mie sorelle. E a mio fratello cosa volevano e me lo sono memorizzato e adesso lo scriverò a Babbo Natale. Anzi, l'ho già scritto e ve lo faccio leggere. Caro Babbo Natale, ciao, mi chiamo Gloria. Quest'anno non mi sono comportata molto bene. Comunque, questo Natale vorrei un libro per mia sorella, un orsacchiotto per il mio fratellino e tanta felicità alle mie sorelle. E per me, pace e amore. Buon Natale, Babbo Natale, Gloria. Non vedo l'ora che sia sera, così potrà venire Babbo Natale. Forza tesoro, andiamo a fare l'albero e il presepe. Oh sì, vi faccio continuare la storia. Ciao ciao. Poco dopo. E come sempre, bambini, ci siamo riusciti. Sì! Ma adesso dobbiamo fare il presepe. Meglio farlo fare a vostra sorella Gloria. No! Sì, dai. Però non è giusto, mamma. Noi vogliamo farlo pure. No, no, tesoro, meglio farlo fare a vostra sorella Gloria. Ogni anno ha fatto lei il presepe, perché mai noi? Beh, l'ha fatto sempre a vostra sorella, perché prima ancora non c'eravate. Voi siete nati ed eravate piccoli, già lei era più grande di voi, quindi deve farlo lei.
Mi piacerebbe tanto che lo facessimo anche voi. Però viene male poi. Va bene, mamma. Mi dispiace tanto per il mio fratello e per le mie sorelle che non possono fare il presepe con me. Ma andiamo a farlo. 3 minuti dopo. Oh, finalmente l'ho finito. Tanto era facile. E adesso lo dobbiamo mettere soltanto. Vediamo dove lo possiamo mettere. Forse qui. Qui vicino all'albero? Sì, va bene. Mamma, ho finito di fare il presepe. Ok, tesoro. Wow. È arrivata sera.